Ciao ragazzi, come vedete è appena arrivato lo 08X che Alfredo lo stava aspettando da tanto tempo. Ma per fortuna proprio stamani è partito in ferie, almeno così me lo posso godere tutto da solo. Per farla ancora più bella, se l'ha fatto spedire a casa mia. Di solito quando uno parte in ferie è contento, ma vi assicuro che Alfredo stamani non lo era per niente. Comunque, non ci perdiamo tanto in chiacchiere, passiamo all'unboxing. Che non vedo l'ora di godermi questa gioia. Pronti? Bello, bello, bello. Allora, per primo abbiamo caricabatteria. È un caricabatteria da 2 A. Libretto di istruzione, magari questo lo lascia ad Alfredo nella recensione completa. Vedi là. Qui che abbiamo? Qui abbiamo 4 gommini copri dado del pernio che tiene la ruota. Set di brugole. Via di là. Una volta sistemato il manubrio, tiriamolo fuori, poi vi faccio vedere quello che c'è da fare appena arriva. La prima cosa da fare, andiamo subito a stringere tutti i bulloni che tengono la dashboard, il freno e i vari pulsanti. Usiamo il kit in dotazione. Dopo aver sistemato il manubrio, io sono andato subito a fare un giro, anche per vedere se vanno bene gli ammortizzatori, i freni, eccetera. Ora vi faccio vedere altre parti da controllare. Partiamo con i dadi della ruota. Dobbiamo procurarsi una chiave del 18 e bene. Questa invece del 19. Serriamone un pochino. Dall'altra parte uguale. Poi controlliamo anche questi viti del supporto del freno. Vedrai, sono abbastanza stretti. E ora iniziamo a regolare anche il freno anteriore. Non so se riuscite a sentire. Comunque si sente che il disco tocca alle pasticche. Ora lo regoliamo. Grazie.
cerchiamo di centrare il disco, le pasticche. E stringiamo piano piano da una parte. Ogni tanto provate a girare la ruota per verificare che non tocca il disco alle pasticche. Io direi che ci siamo. E ora andiamo a stringere tutto. Sui freni, sui pinzi meccanici, no? Siccome sono meccanici, il pistone abbiamo solo una pasticca che avvicina, che spinge verso il disco. Quindi sarebbe meglio allentare il cavo in acciaio in modo che si distanzia la pasticca dal disco. E invece questa pasticca qui a sinistra, non so se riuscite a vederla, questa qui, è sempre fissa, è sempre immobile. Non è come nei freni idraulici che si avvicina. Quando si preme il freno, le pastiglie, si avvicinano intemporaneamente contro il disco. Invece su questi meccanici no. Quindi, per regolarli al meglio, dobbiamo allentare il cavo in acciaio, sistemare la pinza, la pastiglia interna, questa che si trova all'interno, dalla parte sinistra, e avviciniamola tipo un millimetro dal disco e centrarla in modo che non tocca. E poi stringiamo il tutto. Una volta stretti i due bulloni che tengono ferma la pinza, avviciniamo l'altra pastiglia regolando questo cavo in acciaio in questa maniera. E questa la lasciamo staccata un millimetro dal disco. E ogni tanto verifichiamo girando la ruota in modo che non tocca al disco. Una volta fatto ciò, andiamo a stringere tutto. E ora direi a posto. Fatto ciò, ora vi faccio vedere anche come regolare l'ammortizzatore. Gli ammortizzatori di solito vanno regolate in base al peso, no? Io sono riuscito a regolarli in base al mio peso, che peso 82 kg. Qua sopra abbiamo una rondella filettata, una specie di un dado, no? Questo dado qua, più che lo andate a stringere, l'ammortizzatore diventa duro, più che lo andate a allentare, diventa più morbido, no? Quindi sì, io che peso 80 kg era morbidissimo, quindi sono andato a dargli due giri con un pappagallo che non ha la chiave per queste rondelle qua. Potrebbe usare anche un pappagallo, qualsiasi cosa. Io per esempio la chiave non ce l'ho, mi sono adattato con un pappagallo grosso. Io do due giri e via. E lo stesso sistema funziona anche con quello posteriore, perché abbiamo due ammortizzatori a molla. Comunque, vi dicevo, anche sul posteriore abbiamo la stessa molla, è regolabile tramite questo dadino qua sopra, come vi ho spiegato sull'anteriore. È lo stesso discorso anche riguardo il freno. Anche il freno sono meccanici, i freni. Insomma, per regolarli eseguite la stessa procedura che vi ho fatto vedere sull'anteriore e via. E ovviamente controlliamo tutti i dadi della ruota e della forcella. Ottimo. Questa è una 19. Questo era lento un pochino.
Direi perché sarebbe meglio controllare sempre i bulloni. Che questo è stretto, mettiamo il tappino in plastica. Ora l'ultima cosa che è rimasta da fare è di regolare al meglio la chiusura dell'asta. Ora vi faccio vedere una cosa da regolare. Apriamo. Se notate nella chiusura che avete un po' di gioco, vedete questi due viti qua? Questi due viti vanno ad eliminare quel gioco nella chiusura dell'asta, che vanno a fare tipo un spessore avvitandoli, no? Non so se si riesce a vedere all'interno, fanno un spessore su questo braccio qui della chiusura per eliminare tutto quel gioco. Ma dovete avvitarle pochissimo, perché se le avvitate tanto dopo non ce la fate. Ora vi faccio vedere, tipo in questo modo non ce la fate a tirar giù e serraglio non va giù, perché la vite distanzia il pezzo di sopra e quindi il serraglio non riesce a andare giù, non riesce a chiudere bene. Andiamo a regolarlo, mettiamo un pochino questo. Basta, andiamo a allentarla un altro po' e ora va giù. Ora va giù, richiudiamo tutto. Ora non ci rimane l'ultima cosa da fare. Dato che questo è un mezzo illegale, ci si può girare solo in aree private, siccome questo mezzo viene venduto come la normativa francese chiede, che è limitato a 20 km/h. Vi faccio vedere come togliere il limitatore di velocità. Togliamo gli adesivi per aprire il vano batteria. Poi li mettiamo da parte per bene, che così dopo li rimettiamo. Allora ragazzi, i cavi del limitatore sono 4, gli unici 4 che vanno sopra, che vanno a comunicare con la dashboard, sono questi 4 qua. Non so se riesci a vedere che sono questi. E noi li andiamo, mi raccomando, prima di tagliarli, tagliamo uno alla volta e con il monopattino spento. E ogni cavo tagliato lo dobbiamo nastrare subito. Partiamo, spengo il monopattino. Prendiamo il primo filo.
e lo tagliamo. E ci mettiamo subito il nastro isolante da elettricista. È quello che uso io sempre per isolare dei fili. E via. E lo stesso anche per l'altro. Accendiamo, abbiamo 58 volts, direi la batteria quasi carica, dal 98%. Ora accendiamo e proviamo, sì, abbiamo fatto un bel lavoro. Mettiamolo in motore singolo, marcia 1. E vai, direi che si è sbloccato. Già in marcia 1 un motor, single motor segna 29 km orari. Marcia 2, 44-45, marcia 3, 58. Giù al motor, si avvedrà tutto. Si sente la potenza comunque, ragazzi, è potentissimo. Questo è tutto ragazzi, spero che vi sia piaciuto il video. Io vi do l'appuntamento con Alfredo nella recensione completa. Poi se siete interessati all'acquisto vi lasciamo il link sotto in descrizione del video. Ciao e alla prossima!